Finita l'estate, finite le mucillagini, ma il problema non può sicuramente dirsi risolto. Per questo il Consiglio Comunale di ieri ha voluto affrontare il tema per cercare di comprendere come e dove poter intervenire, alla fine di scongiurare un'altra estate come quella del 2024 per tutelare la stagione estiva. Quello che si è verificato quest'estate con la fioritura delle mucillagini è frutto, diciamo, una conseguenza di questo cambiamento climatico. Infatti abbiamo avuto temperature dell'acqua altissime già a partire da luglio, e con temperature che hanno raggiunto 29 gradi e temperature atmosferiche alte, e inoltre non dobbiamo sottovalutare il fatto che le precipitazioni abbondanti, intense e concentrate in poco tempo hanno apportato con i corsi d'acqua e in mare molte sostanze nutrienti, quindi tutto un insieme di cose hanno incrementato questa fioritura di mucillagine. La soluzione purtroppo non c'è, perché comunque è difficile prevedere quando ci saranno, se ci saranno o se magari, ecco, come si è verificato in altri anni, ci sono state e poi sono sparite. Il problema è quello, comunque la soluzione è quella di tenere sotto controllo questo fenomeno, quindi incrementando monitoraggi, soprattutto non solo nel periodo estivo, che è quello più attenzionato per la balneazione, quindi nel periodo che va da aprile a settembre, ma anche tenere monitorato il fenomeno durante altre stagioni, se soprattutto si possono verificare condizioni climatiche particolari, quindi magari temperature che sono anomale per il periodo, oppure eventi atmosferici particolari. Un'altra cosa che si può fare è quella di intensificare i monitoraggi nel momento in cui si verifica il fenomeno, magari andando a studiare anche a studiare analisi per verificare la composizione delle mucillagini. E tutto questo però deve essere in collaborazione con enti di ricerca, enti preposti, enti a supporto delle amministrazioni.